il ruolo della bellezza nella scienza. Molto spesso il criterio della bellezza, di una teoria scientifica ci può dare l'indicazione che quella teoria è giusta. Cioè, di solito le teorie belle sono corrette, le teorie brutte sono sbagliate. La bellezza di una teoria consiste in alcune caratteristiche oggettive, cioè, non è una teoria arbitraria, ha un elevato livello di coerenza, è elegante, quindi è una teoria semplice, con un piccolo numero di leggi fondamentali, ed è capace di trovare unità nella diversità particolare dei fenomeni, vuol dire che riesce a interpretare fenomeni apparentemente diversi e particolari attraverso un'unica interpretazione teorica. In astronomia, la rivoluzione copernicana, che è avvenuta intorno al 1600, ha sostituito una teoria molto brutta, il sistema tolemaico, con un'altra molto più bella ed elegante, il sistema eliocentrico, con il Sole al centro dell'universo e i pianeti e anche la Terra che ruotano intorno al Sole. Al contrario, nel sistema tolemaico era la Terra al centro dell'universo e gli altri pianeti e il Sole giravano intorno alla Terra. Questo era un sistema particolarmente brutto perché era arbitrario, incoerente, astruso, incapace di trovare unità nella differenza particolare dei fenomeni. Tra poco approfondiremo meglio questo discorso astronomico. Ora, quello che è accaduto 4 secoli fa in astronomia, quindi la rivoluzione copernicana, purtroppo non è ancora avvenuta o è avvenuta solo in parte nelle scienze sociali, cioè in filosofia politica e in economia. Le nostre democrazie sono sistemi politici totalitari nel senso tecnico, che significa che non c'è un limite non arbitrario al potere politico. Ecco, le democrazie totalitarie contemporanee sono dei sistemi politici, sociali, anche economici particolarmente brutti e questo è un indicatore che sono dei sistemi scientificamente sbagliati, falsi. Noi purtroppo non siamo in grado di riconoscere questa bruttezza, dei sistemi politici ed economici in cui viviamo perché siamo assuefatti ormai all'orrore. Tuttavia, una specie di rivoluzione, copernicana in campo politico ed economico è già avvenuta e Birindelli la chiama rivoluzione scientifica libertaria. Consiste in un sistema politico libertario fondato sul principio di non aggressione e un sistema economico di libero mercato. Purtroppo questa rivoluzione scientifica libertaria non si è ancora tradotta in realtà, cioè non è diventata una rivoluzione politica ed economica, è rimasta per così dire soltanto in teoria, perché finora è stata scoperta e riconosciuta da un numero estremamente ridotto di persone, che essenzialmente sono i libertari e gli economisti di scuola austriaca. Queste due nuove teorie, cioè il sistema politico libertario e l'economia di scuola austriaca, rappresentano la bellezza che dovrebbe prima o poi sostituire la bruttezza dei sistemi attuali. Purtroppo però oggi noi, dal punto di vista delle scienze sociali, quindi sistema politico e sistema economico, viviamo ancora nelle democrazie totalitarie, cioè nel vecchio paradigma, quello sbagliato. È un po' come se, dice Brindelli, noi vivessimo, anche in astronomia ancora con il vecchio paradigma che c'era 4 secoli fa, come se noi vivessimo nel sistema aristotelico-tolemaico, cioè il sistema sbagliato con la Terra al centro dell'universo e cercassimo, di far volare per esempio degli aerei o mandare astronauti nello spazio, naturalmente utilizzando la fisica sbagliata, la fisica del paradigma, geocentrico, gli aerei non riusciremmo a farli volare perché stiamo usando la teoria fisica sbagliata e le conseguenze sono disastrose, cioè produrremo soltanto morti e disastri. Questo accadrebbe appunto se oggi, nel XXI secolo, ancora nelle università si insegnasse che la Terra è al centro dell'universo e il Sole orbita intorno alla Terra, cioè il paradigma geocentrico. Cioè non potremmo fare nessun tipo di progetto, perché stiamo utilizzando appunto una fisica e un paradigma sbagliati. Cosa vuol dire Birindelli con questa metafora? Intende dire che noi oggi, dal punto di vista non dell'astronomia, ormai la rivoluzione l'abbiamo fatta 4 secoli fa, ma dal punto di vista invece delle scienze sociali, quindi il sistema politico e il sistema economico, stiamo ancora al paradigma vecchio, il paradigma sbagliato. E allora non ci dobbiamo sorprendere se i nostri progetti non riescono, perché stiamo utilizzando le leggi sbagliate, diciamo, della politica e dell'economia. Quindi oggi l'economia si ostina, diciamo, a non funzionare come vogliamo noi, lo stesso anche la società non funziona come vogliamo noi, malgrado i nostri interventi legislativi ed economici.
Perché? Perché utilizziamo le teorie sbagliate, esattamente come accadrebbe se noi oggi volessimo far volare degli aerei o mandare astronauti nello spazio utilizzando il paradigma scientifico sbagliato, la fisica aristotelica. Poi è chiaro che con una teoria sbagliata, produciamo soltanto morti e disastri, esattamente come accade oggi con il sistema politico ed economico. Adesso iniziamo con lo studio della rivoluzione copernicana in astronomia, che, come abbiamo detto, consiste nel passaggio da un paradigma, vecchio a un paradigma nuovo, il paradigma geocentrico, con la Terra al centro dell'universo e il Sole e tutti i pianeti, che ruotavano attorno alla Terra, si passa al paradigma eliocentrico, dove il Sole è al centro dell'universo e la Terra è semplicemente un pianeta come gli altri che ruota intorno al Sole. L'idea che la Terra è al centro dell'universo è molto naturale, perché noi, stando sulla Terra, non avvertiamo nessun effetto dovuto al moto della Terra, quindi abbiamo effettivamente l'impressione, la sensazione proprio sensoriale di stare fermi. E vediamo intorno a noi muoversi invece tutti gli oggetti celesti, ruota tutto il cielo, in particolare il Sole sorge e tramonta, quindi descrive un arco nel cielo durante un giorno e si sposta anche nel corso dell'anno. Quindi l'esperienza sensoriale ci porta a credere che noi stiamo fermi al centro dell'universo e il Sole gira, si muove intorno alla Terra insieme a tutti gli altri corpi celesti. Oltre a questo postulato dell'immobilità della Terra, i sistemi geocentrici antichi postulavano anche un dogma, che era quello aristotelico-platonico dei moti circolari e uniformi, perché il moto circolare uniforme era la perfezione arbitrariamente decisa dall'autorità scientifica. Attenzione qui, arbitrariamente decisa dall'autorità scientifica. Tuttavia, visti dalla Terra, c'erano alcuni corpi celesti, i pianeti, che sembravano invece contravvenire a questo dogma, perché sembravano non muoversi, di moto circolare uniforme intorno alla Terra, cioè mostravano dei movimenti non regolari. Infatti la parola pianeta vuol dire errante, cioè che si muove un po' come vuole. In particolare i pianeti descrivono i moti retrogradi. In che consiste? Un moto retrogrado, che il pianeta va di moto diretto in avanti, ma ogni tanto torna indietro per un certo tratto, almeno così appare visto dalla Terra, sullo sfondo delle stelle fisse, e dopo che è tornato un po' indietro ritorna in avanti e riprende il suo cammino originario. Ecco, il momento in cui torna indietro, quel breve tratto, si chiama moto retrogrado o anche retrogressione. Ora, questa retrogressione dei pianeti era incompatibile con il dogma aristotelico-platonico dei moti circolari uniformi. E quindi gli studiosi e i filosofi del tempo e gli astronomi cercarono appunto di spiegare questi moti retrogradi facendoli rientrare all'interno del dogma, cioè cercarono di spiegarli utilizzando moti circolari e uniformi. Nel secondo secolo d.C. Tolomeo effettivamente riesce a spiegare la retrogressione dei pianeti utilizzando i moti circolari uniformi. E il suo modello astronomico resistette fino all'inizio del 1600, quando poi fu sostituito appunto dal modello invece eliocentrico. Adesso vediamo alcuni brevi video sul moto retrogrado dei pianeti e sul sistema di Tolomeo, tratti da questa playlist che si chiama Storia dell'astronomia. Poi passeremo a questi altri tre video: sistema tolemaico Applet 1, Applet 2 e Applet 3. Quindi passeremo a questo video sul problema astronomico e ci chiederemo se effettivamente la Terra è ferma, immobile al centro dell'universo oppure ruota intorno al Sole. E quindi poi passeremo a quest'altro video, che è il moto retrogrado dei pianeti spiegato invece nel sistema eliocentrico.